sono Valeria. Vediamo insieme la procedura per eseguire le chiusure di contabilità in gestionale 2. Innanzitutto entriamo nel programma con l'esercizio che stiamo per chiudere. Nel mio caso è il 2014. Dopodiché suggeriamo sempre di fare una stampa di bilancio. Lanciamo il bilancio di verifica al fine di controllare il risultato d'esercizio. Come potete vedere, in questo caso abbiamo un utile d'esercizio. Sempre in linea con il 2014, lanciamo il programma Controllo Coerenza Prima Nota, il quale ci segnalerà la presenza o meno di errori all'interno della prima nota contabile. Se vengono segnalati errori, effettuiamo le opportune correzioni prima di proseguire con le altre operazioni. Subito sotto troviamo il programma Ricrea progressivi contabili, al quale basta semplicemente dare una conferma. A questo punto siamo pronti per lanciare il programma Chiusura esercizio. Noterete che le causali contabili sono già impostate. Per agevolarvi la vita, dalla Release 2016, nell'anagrafica società, nella tab Mastri e Conti sono state aggiunte le causali di chiusura e apertura contabile che vengono proposte automaticamente nel programma di chiusura. È stato aggiunto anche il campo Ultimo esercizio chiuso, che viene aggiornato automaticamente dal gestionale in fase di chiusura. Questo campo viene controllato per evitare di lanciare più volte le chiusure dello stesso anno. Ritorniamo dove eravamo rimasti alla chiusura esercizio, dove imposterò quindi solo le date di chiusura e apertura, nel nostro caso 31-12-2014 come chiusura e 1-1-2015 come apertura. Ricordatevi che il flag generazione di un movimento per ogni divisa estera lo lasceremo flaggato nel caso in cui gestiamo una contabilità con divise estere, in caso contrario non dovrà essere spuntato. Ad elaborazione terminata, andremo nell'anagrafica società. Nella tab Esercizi fiscali scollegheremo sulla riga dell'esercizio aperto la casella Esercizio precedente. In questo caso dal B5 scollego il B4. Attenzione però. Questo campo va scollegato nel caso in cui oltre alle chiusure di contabilità abbiamo effettuato anche le chiusure annuali di magazzino, perché viene utilizzato per il riporto automatico dei saldi da un esercizio con l'altro. Al termine della procedura consigliamo sempre le seguenti operazioni. Per prima cosa lancio la stampa Mastri Mastrini nell'anno chiuso, selezionando il campo Stampa solo totali progressivi e solo schede con saldo diverso da zero. La stampa mi dovrà uscire vuota. Eseguo la stessa procedura per clienti Mastrini e fornitori Mastrini. Infine, stampiamo il mastrino dell'utile o della perdita. Nel nostro caso abbiamo un utile. E verifichiamo che corrisponda alla stampa di bilancio fatta prima delle chiusure. Ora, nell'esercizio aperto 2015, rilancio prima un controllo coerenza prima nota e poi una ricreazione progressivi. Sempre con la Release 2016 abbiamo implementato le stampe dei bilanci per ottenere anche dopo le chiusure contabili un bilancio identico a quello effettuato prima dell'operazione, senza il dettaglio di rilevazione utile o perdita d'esercizio.